Questo video ci permette di ripassare come suonare il flauto. Il flauto dolce ha 7 fori davanti e uno dietro. Dalle varie combinazioni di fori aperti e chiusi si ottengono le diverse note. Ma prima di iniziare a suonarlo, bisogna tenere in considerazione alcune regole. È importante impugnare correttamente il flauto. La mano sinistra deve stare vicino all'imboccatura, mentre la mano destra verso il fondo. Non bisogna tenere il flauto parallelo al pavimento, ma leggermente inclinato verso terra. Per suonarlo non bisogna soffiare troppo forte, ma in modo leggero, pronunciando la sillaba tu. Vediamo ora come leggere e suonare le note viste in classe. La nota Sol si trova sulla seconda riga del pentagramma e poiché la chiave di violino, per essere disegnata, parte proprio dalla seconda riga, prende anche il nome di chiave di Sol. Per suonare questa nota devi chiudere i primi 3 fori del flauto e il foro dietro con la mano sinistra. Ecco la nota Sol. La nota La si trova invece nel secondo spazio del pentagramma partendo dal basso. Per suonarla devi chiudere i primi 2 fori del flauto e il foro dietro. Ecco la nota La. La nota Si è la più facile da eseguire. Basta chiudere soltanto 2 fori, quello dietro ed il primo davanti, usando il pollice e l'indice della mano sinistra. La nota Si si trova sulla terza riga partendo dal fondo del pentagramma. Ecco la nota Si. Ora alle note Sol, La e Si aggiungiamo il Do, quella nota che si scrive nel terzo spazio del pentagramma. Dalla posizione del La basterà togliere l'indice della mano sinistra, lasciando aperto il primo foro davanti. Ecco il Do. Per ottenere il Re, la nota che si trova sulla quarta riga del pentagramma, basta partire dalla posizione del Do e togliere il pollice della mano sinistra, lasciando aperto il foro posteriore. Ecco il Re. Ora che conosci queste note, puoi suonare tutti i brani visti in classe. Buon lavoro!